Allora, questo è un prodotto di cui siamo molto orgogliosi in Acer. È il nostro primo prodotto 2-in-1, che non è realmente un 2-in-1, ma è un notebook a tutti gli effetti. Allora, questa macchina ha una particolarità che voglio citare per prima. Monta un processore della serie U, quindi un processore ultra low voltage. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un prodotto 2-in-1, ma che di fatto ha prestazioni di un notebook normale. È un 12 pollici, con schermo Ultra HD, la tastiera nella nostra configurazione è sempre inclusa, quindi lo vedrete sugli scaffali sempre e solo esclusivamente con la sua tastiera. È facilissima da togliere e mettere perché ha un sistema magnetico che aggancia e un sistema magnetico che la inclina per un utilizzo veramente come se fosse su un notebook. Un'altra particolarità è questo piede. Quando si utilizza questo prodotto si può decidere di inclinare il monitor fino a questa altezza. E l'altra cosa è che, essendo gommato questo piede, uno degli utilizzi che si fa molto spesso, pensate ad una conferenza, pensate a un viaggio in treno, è utilizzare la macchina sulle gambe. Con un sistema tradizionale non si potrebbe, si dovrebbe per forza usare la macchina come tablet. In questo caso, questo piede garantisce la possibilità di utilizzare la macchina appoggiati alle proprie gambe ed è stabilissima. Anche perché la tastiera è veramente solidale con la macchina. Come sono configurati i prodotti? Hanno a livello di porte USB 3.1, quindi tutti i segnali passano da lì. La macchina non ha ventola, la cosa incredibile è che questa macchina è fanless, cioè non ha la necessità di avere una ventola pur avendo processori da notebook. Come fa? Ha un sistema di raffreddamento a liquido, per l'esattezza è un sistema che garantisce che funziona in modo che un liquido passi allo stato gassoso e inizi a circolare. Questo dissipa il calore ed è stato possibile in 9 mm integrare un processore da notebook. Vi mostro le porte e la macchina in formato tablet. Quando il piede è chiuso vedete che è praticamente un tablet a tutti gli effetti, non c'è un ingombro aggiuntivo. USB 3.0, USB Type-C, entrata cuffia, chiaramente alimentatore. Processori di questa macchina sono Core i3, Core i5 e Core i7. Esiste nelle due versioni, con sistema operativo Home o con sistema operativo Pro. Le macchine con sistema operativo Pro arrivano tutte con l'Active Pen inclusa, perché questo prodotto si può utilizzare con Active Pen. È la nostra penna che sostanzialmente permette tutta una serie di utilizzi dedicati alla grafica, ma anche di utilizzare semplicemente la penna come mouse. Altra cosa importante da dire sullo Switch Alpha è la RAM. Su un 2-in-1 non è consueto trovare RAM da 4 o da 8 giga, mentre su questa macchina si possono montare fino a 8 giga, quindi di fatto un notebook a tutti gli effetti. Costo della macchina parte dai 799 euro della versione Core i3 fino agli oltre 1000 euro delle versioni professionali. Disponibile dal prossimo mese, quindi dal mese di luglio i primi arrivi.